tutto provato, lui ci, onestamente adesso che ho potuto parlare, lui ci contava molto, ci credeva molto effettivamente. Io e Paolo abbiamo sempre cercato di smorzare i suoi entusiasmi, però ci credeva veramente molto. Una mazzata, un macigno pesantissimo per Massimo Bossetti. I giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno deciso di condannarlo all'ergastolo, convinti che sia stato proprio lui e nessun altro ad uccidere ormai più di 6 anni fa Yara Gambirasio. Non sono serviti i suoi ultimi appelli, sono cadute nel vuoto le sue ultime parole pronunciate di fronte alla Corte. Non sono stato io, il vero assassino è ancora libero, aveva detto ieri mattina, prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio. Bossetti aveva supplicato che venisse ripetuto l'esame del DNA, quello stesso test che lo ha incastrato e condannato al carcere a vita. È stata decisiva la prova scientifica, secondo lei? Beh, oserei dire di sì, francamente sì. Materiale organico riconducibile proprio a Bossetti. Non ci sono dubbi, secondo la procura, non si può sbagliare. Il DNA c'è oppure non c'è, non esistono vie di mezzo e le tracce trovate sui leggings della povera Yara sono le sue, senza ombra di dubbio. Ma a pesare sulla sorte processuale del muratore di Mapello anche tante altre circostanze che lui non è mai stato capace di chiarire, nemmeno i suoi avvocati, che adesso annunciano il ricorso in appello. Bossetti è rimasto impassibile durante la lettura della sentenza, un sussulto solo quando i giudici gli hanno comunicato che d'ora in poi non avrà più la patria potestà sui suoi 3 figli minorenni. Impassibile anche la moglie Marita Comi, che all'uscita ha schivato microfoni e telecamere. Non erano in aula invece i genitori di Yara, hanno mantenuto anche nel giorno della sentenza lo stesso profilo con cui hanno vissuto tutta questa tragica vicenda, dignità e compostezza, ma è una parola fuori posto nemmeno sul presunto assassino della loro figlia.